Wild e facciamo Alternative Talk Tive Rock, che vuol dire che facciamo grandi spiegoni tra una canzone e l'altra. Veniamo da pittoreschi borghi sulle colline del Maceratese e del Fermano, le cosiddette Marche Zozze. Esistiamo discograficamente dal 2021, ma solo da quest'anno abbiamo iniziato a suonare dal vivo, dopo un riassestamento societario che vede me, Joshua, basso, voce, videomaking, social media manager, paziente zero, ansie, preoccupazioni, dubbi, Andrea K, chitarra e cori, Massimiliano, chitarra solista, Alessandro alla batteria. Massimiliano e Alessandro sono fratelli, e menzione d'onore per Frank Micucci del Ganapati Studio, alla produzione artistica. In realtà questo progetto si sarebbe potuto avviare ben molto prima, perché quasi la totalità delle canzoni è stata scritta prima del 2014, pensate. Poi però c'è stato un blocco emotivo che non ha voluto che questi pezzi emergessero. Nel lockdown del 2020 questa paura è stata superata anche grazie a sedute di psicoterapia che spiegano per la quasi totalità il nome della band. Ed ho capito quanto sarebbe stato stupido far finta che quei pezzi non esistessero, non avessero voglia di farsi conoscere dal mondo, di scalciare, urlare. Ha fatto anche cose buone il Covid, ha fatto gli incubi di Freud, come direbbero i nostalgici che subiscono le distorsioni del tempo. Quindi insieme ad altri miei amici musicisti abbiamo registrato in home recording e poi prodotto al Ganapati Studio di Frank i pezzi che compongono Sistole, il nostro EP di debutto. Mi piace molto supportare la promozione del progetto con video che realizzo io stesso e che nutrono assai i nostri canali social. Ci trovate su Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, ex una volta Twitter. Abbiamo un canale Telegram dedicato al rapporto con la nostra community. Leader carismatico urla a gran voce che il re è nudo, o al più che era coperto di stracci che voleva far credere al popolo fossero abiti di sartoria. È la frustrazione che esplode per tutti quei personaggi, politici, musicisti, persone del mondo dello spettacolo, chiunque goda di una certa posizione di rilevanza sociale e mediatica, che sfrutta unicamente a proprio vantaggio facendo credere che quella gloria sarà condivisa. Che l'agio non sia il fine, ma un mezzo per evolvere come società. No, bugia bella e buona, propaganda di un ego pieno di fandonie. Musicalmente tutto ruota attorno al riff iniziale di chitarra, che poi è stato facile da supportare con una linea di basso che ora doppia e rafforza, ora armonizza creando un pattern poco prevedibile e per questo ancora più allettante. Ad Ale, il batterista, ho semplicemente detto di pestare duro e questo nel secondo ritornello raggiunge la perfezione. Serviva però convogliare quella rabbia, la frustrazione, e a questo scopo trovo perfettamente opportuna la coda finale, lenta, cadenzata, dove il popolo gregge realizza su quante menzogne ha pascolato finora e temo purtroppo continuerà a pascolare. Ed ecco Tom Morello che scrive un riff per Caparezza che invita i ministri e Gazebo Penguins. Da questo strano connubio nasce il nuovo singolo degli Incubi di Freud, Leader carismatico, per gridare in faccia al re che sì, è nudo e ce ne siamo accorti da un bel po'. Allacciate le cinture che si poga forte, Leader carismatico.